Nell'episodio precedente abbiamo navigato per ben 30 ore da Riposto in Sicilia fino a Crotone in Calabria. Oggi proviamo a non rimanere delusi e tenere alto lo spirito anche quando tutto sembra andare male. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa. Dopo anni di vita in città, abbiamo accolto il richiamo della natura e siamo andati a vivere sulla nostra barca a vela. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed i luoghi dello spirito. Abbiamo ormeggiato da poco qui a Crotone, abbiamo avuto un'accoglienza super calorosa da moltissimi di voi che sono venuti a salutarci, grazie. Ma molto meno accogliente è invece il meteo, che non sembra volerci dare il tempo di riprenderci dalle fatiche di queste 30 ore di navigazione. Forse riuscite a sentire i tuoni e la pioggia battente. E poi sinceramente andare in giro con vento e pioggia battente non era proprio nei miei piani, non è il massimo delle mie preferenze. Dopo un lungo viaggio vorremmo solo riposarci e goderci la destinazione. Vorremmo rilassarci ed esplorare la nuova terra che ci siamo guadagnati con fatica ed dedizione, per poi riprendere il cammino non appena avremo recuperato le nostre energie. Ma gli dei del mare hanno scritto un destino diverso per noi e per Alba. Essi sembrano volerci mettere alla prova per vedere se abbiamo davvero la resilienza necessaria per affrontare questo grande viaggio. E pensandoci, non poteva essere altrimenti. Quella del viaggio non è la dimensione del riposo, bensì il regno dell'avventura, degli imprevisti e delle difficoltà da superare. E girare il mondo in barca a vela non significa veleggiare da una baia idilliaca all'altra bevendo mojito, o almeno non per la maggior parte del tempo. Il meteo sta peggiorando e penso che rimarremo bloccati qui a Crotone per un po' di giorni, quindi anche se camminare sotto la pioggia non è proprio la mia attività preferita, andiamo a farci un giro, a esplorare la città. Il nome Crotone deriva dal nome dell'eroe Croton, che aveva ospitato in casa sua il suo caro amico semidio Eracle. Ma una notte Eracle, per errore, uccise Croton. Addolorato per espiare la sua colpa, Eracle fece seppellire l'amico in questa zona con una solenne cerimonia e fondò la città di Crotone in suo onore. Crotone divenne poi un importante centro della Magna Grecia grazie a Pitagora, che su indicazione dell'oracolo di Delfi, proprio qui, fondò la sua scuola mistica di filosofia. Siamo appena tornati in barca e la passeggiata è stata bella, peccato per la pioggia e il cielo grigio, perché non avere neppure un raggio di sole toglie proprio i colori dalla città, tutto sembra avere la stessa tonalità smorta, e anche fare video sotto la pioggia non è molto divertente perché bisogna sempre proteggere la macchina fotografica. Però almeno il meteo così ci dà una buona scusa per rimanere in barca, rilassarci e prenderci queste giornate un po' di riposo. Sbagliato, no, non ci potevamo rilassare. Ed eccoci di nuovo in una pessima situazione già vissuta in passato. Onde nel porto, pontili galleggianti che strattonano la barca, cime che stridono, parabordi che gridano aiuto.
Com'è? Bello. Bello, davvero? Una bella giornata di stati. Mi piace questa ironia. Abbiamo avuto una notte molto movimentata a causa del vento e principalmente della risacca. Praticamente le onde entravano e ci facevano muovere avanti e indietro, quindi non abbiamo dormito. E stamattina poi abbiamo cercato di sistemare la barca al meglio. Anche durante la notte saremmo usciti fuori 10 volte, soprattutto Mess. No, questo non è proprio il nostro ideale di viaggio in barca a vela, ma situazioni come questa fanno parte dell'avventura che abbiamo deciso di intraprendere. Certo, quando ci si trova a stare alzati tutta la notte sotto la pioggia, si iniziano un po' a riconsiderare le scelte fatte. Il rischio è quello di convincersi che, in fin dei conti, questa avventura non faccia per noi. Che il momento che tanto avevamo atteso, in realtà, non sia altro che una grande delusione. Mess, come stai? Sei stanco? È stata una notte impegnativa, abbiamo comunque gestito la situazione bene, imparando dal passato, allora tutto bene stamattina e oggi proviamo a usare il meglio di questa giornata, anche se il tempo è un po' brutto. Sì, anche questa volta abbiamo imparato molto. Piove ancora, il cielo è ancora scuro, il mare è ancora mosso, ma se vogliamo esplorare questa zona, queste sono le condizioni meteo che abbiamo a disposizione. E allora oggi, anche se tutto sembra grigio, andiamo alle Castella. Esplorare un posto nuovo con il cielo grigio è sempre meglio che non esplorarlo affatto. Si narra che la fortezza di Le Castella sia stata fondata nel 204 a.C. da Annibale, particolarmente attratto dalla conformazione di questo luogo. All'epoca pare che di fronte a Capo Rizzuto ci fossero molte piccole isole abitate e c'è chi ritiene che in prossimità di Le Castella fosse situata l'isola di Ogigia, dove la ninfa Calipso tenne prigioniero Ulisse per ben 7 anni, ritardando il suo ritorno a Itaca. Ma questa versione non mi convince e io ho intenzione di seguire le tracce della ninfa Calipso in un altro luogo. Scoprirete quale se rimarrete a bordo con noi nei prossimi mesi. La fortezza di Le Castella fu poi dominata dagli Arabi e dagli Aragonesi e nei secoli tutta questa zona fu sferzata dalle continue incursioni dei pirati ottomani, tra cui quelli guidati dal celebre Barbarossa. Testimonianze della pirateria passata sono le tante torri di avvistamento di cui è disseminata questa costa. La fortezza, la cui visita è gratuita, conserva intatta l'atmosfera misteriosa del passato. Ed affacciata alla torre più alta, in una giornata cupa come questa, quasi mi sembra di scorgere una bandiera nera con un teschio bianco sventolare come un fantasma e una nave pirata emergere dalla fitta nebbia. E così, questa atmosfera grigia e cupa che quasi mi aveva fatto pensare di non muovermi dalla barca, mi ha fatto apprezzare ancora di più Le Castella, regalandomi uno scorcio più nitido e romanzato sul suo passato. Provo a preparare una bevanda calda, energizzante, con un po' di spezie e l'orzo, senza caffè, e vediamo se riusciamo a fare qualcosa di produttivo al computer in questo pomeriggio. Thank you.
Abbiamo passato una settimana intera a Crotone, tra lavoro, cura della barca, vita quotidiana e preparativi per la prossima navigazione, mentre fuori la pioggia continuava a picchiettare sulla coperta di Alba. Stamattina ci siamo finalmente svegliati con il sole, non piove più, ma c'è ancora vento contrario, cioè dalla direzione verso la quale noi ci vogliamo muovere in barca, e il mare è ancora parecchio mosso, le onde sono alte, quindi per oggi rimarremo ancora qui a Crotone. Abbiamo già lavorato per qualche ora al computer, adesso facciamo un allenamento fuori se il vento non ci porta via, e poi più tardi dedicheremo qualche ora alla cultura e finalmente riusciremo ad andare a visitare Capo Colonna, che è una bellissima zona archeologica qui vicino. Io non vedo davvero l'ora di portarvici. Capo Colonna è il promontorio situato 8 km a sud di Crotone, che chiude il Golfo di Taranto. Questo luogo è considerato sacro fin dai tempi antichi. Qui le popolazioni autoctone svolgevano i loro riti spirituali. E quando la zona di Crotone venne colonizzata dai Greci, sulla punta estrema del promontorio fu costruito il grande tempio dedicato a Era Lacinia, dea protettrice dei pascoli, delle donne e della fertilità femminile. Il tempio era uno dei più maestosi di tutta la Magna Grecia, formato da ben 48 colonne alte più di 8 metri e ricco di statue e decorazioni in marmo. Ma di tutto quello splendore non rimane oggi che un'unica colonna, sopravvissuta al susseguirsi dei terremoti, con il compito di ricordare l'antica sacralità di questo luogo. Ma il promontorio è anche sacro per il mondo cristiano. Infatti, qui sorge il santuario dedicato alla Madonna di Capo Colonna, la Madonna con la pelle scura ritratta in un antico quadro del santuario. Secondo la tradizione, i pirati turchi, durante una delle loro incursioni, si impossessarono del quadro e provarono a dargli fuoco, ma la tela sacra non si lasciò bruciare. E per ragioni incomprensibili, i pirati non riuscirono a salpare l'ancora della loro nave finché non si decisero a gettare il quadro in mare. La tela fu poi ritrovata da un pescatore ed è oggi custodita nella cattedrale di Crotone. Ma che sia a spiriti antichi, alla regina delle divinità pagane, oppure alla Madonna che la nostra spiritualità ci conduce, non c'è dubbio che qui a Capo Colonna ci sia una concentrazione di energia sacra femminile. Basta guardarsi intorno per rendersene conto. L'intero promontorio è coperto da un tappeto di fiori di mille colori, che crescono rigogliosi, ornando la roccia antica. E neppure la pioggia battente e le forti raffiche di vento possono annientare il potere divino, che in un tripudio di fiori colorati continua a danzare tra gli elementi ostili. E in verità, pioggia e vento non sono elementi ostili ai graziosi fiorellini, ma parte del loro stesso ciclo vitale. E così anche noi, naviganti della vita, talvolta dobbiamo imparare a lasciare da parte programmi, progetti e aspettative e ad accogliere gli eventi per quelli che sono. Noi in particolare dobbiamo accettare che l'idea di un viaggio tranquillo in barca tra baie idilliache dove splende sempre il sole non è ciò che siamo chiamati a compiere. Certo, è importante gustare il sapore dei momenti idilliaci, ma sono imprevisti, ostacoli e cambi di programma che dobbiamo imparare ad accogliere senza rimanere delusi. La vera vita in barca, tutta la nostra esistenza, è anche e soprattutto questo: tirar fuori la versione migliore di noi stessi quando le cose non vanno come vorremmo. E per farlo possiamo prendere spunto dai fiori colorati di Capo Colonna e, senza opporre resistenza alle burrasche della vita, che altrimenti ci spezzerebbero, possiamo accogliere gli elementi a noi contrari nel modo più gioioso di cui siamo capaci, danzando.
Rimanete a bordo per il prossimo episodio, in cui navigheremo verso una nuova regione italiana nella quale nessuno di noi due ha mai messo piede prima.